È oramai da diversi giorni che leggo qua sotto nei commenti un po' di confusione riguardo al ruolo del mediano difensivo del Milan. Non so da dove viene tutta questa confusione. Leggo che il nostro mediano deve giocare con la testa alta, deve saper fare lanci lunghi, deve essere il nuovo Pirlo, ma no ragazzi, il mediano difensivo del Milan, vi invito tutti ad andare a vedere delle immagini delle scorse partite dello scorso anno. Il mediano difensivo del Milan, perlomeno lo scorso anno, quando c'era la formazione tipo, se così la vogliamo definire, con il Bennacer che faceva quella mezzala trequartista, formazione con la quale siamo andati appunto a sfidare poi l'Inter in Champions League, poi Bennacer si è infortunato, ma quella era diciamo la formazione che finora ci aveva dato i migliori risultati, già anche in occasione dello scudetto, quando sulla tre quarti appunto giocava Kessié. E se andate a vedere le immagini, io qua ve ne porto qualcuna sperando che non mi blocchino il video per copyright, quello che succedeva nel Milan era molto semplice: dei due mediani uno si alzava spesso per andare a pressare alto, quindi formando una 4-1-4-1, ma rimaneva anche spesso dietro. 4-2-3-1, 4-1-4-1 erano le due formazioni in fase di non possesso del Milan, dipendendo da qual era l'altra formazione. Ma il mediano nostro, quello difensivo, stava sempre dietro. E in fase di possesso, quando recuperiamo la palla, era quello che andava qua, in mezzo ai due difensori centrali, a far iniziare l'azione. I terzini poi avanzavano, qualche volta andavano in mezzo, se vi ricordate, Pioli l'ho detto spesso, che faceva andare i terzini in mezzo, che l'aveva proposto e gli è piaciuto, e le due mezzale poi si formavano in questo modo, con i due poi esterni che andavano a centrarsi, o le stesse mezzale come Tonali che spesso andava in fascia per far passare Teo poi in mezzo. Quando i terzini, Pioli diceva che i terzini andavano in mezzo, facevano proprio questo movimento. Spesso infatti ci vedevamo Tonali in fascia e non riuscivamo a capire cosa stava succedendo. Beh, era per aprire spazio per i terzini, ma in difesa succedeva sempre questo. Quando attaccavamo, Tomori si allargava sul centro sinistra, Ciao con lui sul centro destra e Krunic rimaneva qua. Poi voi mi dite, ma no, ma quello lì è un ruolo che bisogna avere, testa alta, far girare il pallone, fare lanci lunghi. Ragazzi, non è come gioca Pioli, come giocheranno altre squadre con un mediano regista. Il nostro mediano è stato, fa poche cose da regista. Vi ho portato qualche immagine perché le vediate, ma se vi ricordate, fate un po' mente locale, ragazzi. Fate mente locale e pensate chi è che gestisce il pallone da dietro da noi. Maignan, ragazzi. Non lo fa nessun mediano regista difensivo. Lo fa ogni tanto quando si trova la palla e Krunic è capace di farlo. Ieri abbiamo visto che anche Musa potrebbe essere capace di farlo, ma il ruolo principale del nostro mediano difensivo è di interdizione, ok? E di piazzarsi in mezzo ai due difensori centrali, lasciando poi a salire appunto i terzini e da dietro con Maignan, ok, gestire. Poi cosa succede? Uno di questi due, il Reinders di turno, l'anno scorso era Bennacer o Brahim, scende a prendere palla e abbiamo il secondo regista, il regista difensivo che è Maignan e il regista centrocampo che poi quest'anno potrebbe essere Reinders, potrebbe essere Bennacer se è spostato un po' più avanti, dipendendo se ci schieriamo con la 4-3-3 o 4-2-3-1, perché ragazzi è la stessa identica cosa, cambia solo il modo in cui si difende, ok? Quello che vi sto provando a spiegare è che l'anno scorso con la 4-2-3-1 in alcuni frangenti era pure una 4-3-3 o una 4-1-1-1 anche in fase di non possesso, in base appunto a chi andavamo a pressare. Adesso non fateci caso qua che sono così, ma l'anno scorso erano così, ok? E il Tonali andava a pressare alto e si formavamo spesso in questa formazione. Poi questi qua andavano avanti, appunto il mediano scendeva con Maignan pronto a gestire l'azione da dietro, o se la palla veniva recuperata da Krunic provarla a lanciare l'azione, ma soprattutto andare a cercare uno tra Bennacer o Brahim. Adesso magari erano messi così, uno da una parte e uno dall'altra, ma Krunic, il ruolo del mediano difensivo non era quello di fare la giocata, lancio lungo per Leao smarcante, no, dargliela a Bennacer o Brahim. Stesso discorso per Maignan, che si provava il lancio lungo, però provava sempre il lancio lungo in una zona dove poteva andare a prendere la palla Bennacer o Brahim, che erano piccolini, quindi si cercava la sponda di Leao, di Giroud, di Teo, di quello che è, e il regista, se così lo vogliamo andare a definire, andava a cercare la palla appunto dove veniva lanciato. Così da avere un regista difensivo che è Maignan e non il nostro mediano, e un regista un po' più a centrocampo da organizzare l'azione anche in fase di ripartenza.
Questo è quindi il ruolo del mediano fatto fare da Pioli fino a questo momento. Ok, quindi per il prossimo anno come ci vogliamo organizzare, direte voi? Beh ragazzi, anche qua mettete sempre fate mente locale, ok? Conoscendo Pioli, avete mai visto tre acquisti nello stesso ruolo o comunque nella stessa posizione tutti subito in campo? No ragazzi, Pioli tutti gli acquisti li ha sempre messi piano 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 piano, quindi quest'anno sono arrivati e arriveranno in tanti a centrocampo ragazzi. Krunic 4-3-3 o 4-2-3-1 che sia, secondo me non glielo tireremo via a Pioli mai durante l'inizio del campionato, perché l'unico che conosce gli schemi di Pioli, l'unico che sa fare bene questi movimenti. Poi dalle altre parti del campo sicuramente saranno i Loftus-Cheek, i Reinders, i Pulisic e quello che è, però Krunic ragazzi è il nostro mediano difensivo almeno per la prima parte di stagione. Poi più avanti, se si prenderà Musà e si proverà a fare sviluppare Musà in questo ruolo, allora sì che ci potrebbe stare. Se andiamo a vedere infatti un probabile Milan del futuro, qua ci mettiamo Musà, qua ci mettiamo Loftus, adesso lasciamo Pulisic e gli altri davanti a quello che è, quindi il 4-3-3 pure in questo modo con Musà che può arretrare, piazzarsi in mezzo ai due e dare comunque un buon apporto difensivo, anche perché molto veloce, molto più abile per dire nei contropiedi, se dovessimo prendere un contropiede con Musà che è bello bello veloce e sicuramente avremo più chance di recuperare la palla rispetto che con un Krunic o un Bennacer piazzati qua che non sono così veloci, quindi ci sta benissimo. E dall'altra parte poi abbiamo, adesso qua ho messo Bennacer di nuovo, ho sbagliato, Reinders volevo scrivere, e da qua abbiamo poi Reinders o Loftus-Cheek, possono essere messi da questa parte o da questa parte o indifferentemente, okay, adesso 4-3-3 o 4-2-3-1 che sia, perché alla fine come vi ho fatto vedere cambia realmente poco, cambia solo la fase di pressing nella fase di non possesso palla, okay, perché poi quando si attacca Pioli è raro che cambi questa situazione, perché è quella che ha fatto da quando è sempre al Milan, cioè il mediano che scende a piazzarsi in mezzo ai due difensori. Prima era Kessié, poi è stato Bennacer, poi nell'ultima parte di stagione è stato Krunic, e i terzini che vanno in avanti. Ogni tanto, non quest'anno, ma due anni fa, succedeva che era il terzino destro a rimanere bloccato. E qua il mediano si allargava, cosa che non escludo neanche quest'anno, perché Loftus-Cheek lo potrebbe fare questa cosa, la mezzala che va ad allargarsi e un Pulisic che da qua va più a accentrarsi, quindi non escludo neanche questa cosa quest'anno, ma per il momento lasciamo su quello che abbiamo visto in questi anni da Pioli fare più spesso, cioè questa cosa qua. Poi qualcuno mi ha detto, ma su Reinders mezzala sinistra con Theo e Leao che avanzano ci serve una mezzala sinistra di copertura? No ragazzi, no, perché succede questo, quello che vi dico. Tomori, se andate a vedere l'immagine, andate a vedere qualsiasi partita del Milan, si allarga e Musà scende. Quindi qua non abbiamo bisogno di una mezzala sinistra che rientra, perché è il mediano che scende e sempre si è difeso a tre, sempre. Quello lì è perlomeno una costante di Pioli. Quando si attacca si difende sempre a tre. Poi si parte con la difesa 3, con la difesa 4, col centrocampo 2, col centrocampo 3, ma in fase di possesso palla, quando si sta attaccando, la costante di Pioli è sempre stata questa, quindi non abbiamo bisogno di nessuna mezzala che torna a difendere le avanzate di Theo e Leao, perché non è così come difende il Milan, era come difendeva Ancelotti, per dire Ancelotti sì che aveva bisogno di due mezzali, Gattuso Ambrosino, Gattuso e Seedorf, che coprivano le avanzate dei terzini, ma perché qua c'era Pirlo. Ragazzi, qua c'era Pirlo, quindi era una cosa diversa. Pirlo aveva bisogno di due che pressavano e che comunque correvano avanti e indietro. Noi Pirlo non ce l'abbiamo, un altro Pirlo non c'è più. Tra l'altro Pirlo, anche lui ha avuto gli stessi problemi con un centrocampo 3. Per poter continuare a fare il regista nel calcio moderno, ha dovuto passare un centrocampo 5 nella Juve, perché nel centrocampo 3 già soffriva. Se vi ricordate, le ultime partite di Pirlo, Pioli lo metteva a mezzo alla sinistra e qua metteva Van Bommel, proprio perché in un centrocampo a tre è difficile giocare con un mediano regista, è più facile giocare con un mediano interditore, che può essere appunto il nostro Krunic o Rand o Musà appunto. Detto questo, andiamo a vedere un po' le statistiche di Krunic dell'ultima stagione per farvi capire che comunque il calciatore ci sta. Vediamo un 70% di azioni totali riuscite, ma
La cosa migliore sono sicuramente i duelli, 53%, duelli finora più alti che abbiamo visto tra tutti i nostri centrocampisti. Dietro di lui verrebbe subito Musa, che anche lui era superiore al 50%, ma tanto Reinders, Loftucci, Pobega e tanti altri hanno i duelli inferiori al 50%, quindi vediamo che anche in duelli aerei molto bene, un 50%, 4 intercetti palla a partita, 55 lanci lunghi, 87 in passaggi, statistica leggermente da migliorare. Abbiamo visto che Musa in questo aspetto è migliore, come anche i dribbling, che vediamo 62% di dribbling riusciti, però provandoci una volta. Quindi Krunic non è un dribblatore, lo sappiamo tutti, ma un calciatore comunque intelligente, che quando fa il dribbling è perché sa che bene o male ci riesce. Calciatore che comunque, da quello che vediamo e che sto cercando di spiegarvi, sa lui il nostro mediano difensivo. Vediamo duelli difensivi, concentrandoci solo nei difensivi, 65% vinti. Quindi diciamo che io non ho dubbi che il nostro mediano difensivo nella prima parte della stagione sarà Krunic, ok? Perché come vi dicevo, conoscendo Pioli, non va a cambiare tutto il centrocampo, soprattutto sapendo com'è importante il centrocampo per Pioli e come sono importanti i movimenti dei centrocampisti per Pioli. Quindi saranno inseriti gradualmente Reinders e Musa, io e Reinders e Loftucci. Quindi se mi immagino una prima formazione, può essere una cosa del genere, con Krunic e Reinders o Loftus-Cheek magari in mediana a fare questo lavoro, o appunto Loftus o Reinders, uno in mediana e uno sulla tre quarti in base alle partite. Ma io non mi permetto di pensare che Pioli, conoscendo Pioli, inserisca tre calciatori nuovi, anche abbastanza giovani, subito a centrocampo, rivoluzioni, tutto così. Conoscendo Pioli, Krunic sarà importantissimo per lui quest'anno, vedendo come ha chiuso la scorsa stagione e come gioca il Milan. Credo appunto che il mediano difensivo sarà lui, e come vi ho detto, il mediano difensivo non deve avere la testa alta, non deve avere queste qualità alla Pirlo, no, vanno benissimo Krunic e Musa, appunto per come gioca il Milan, perché hanno caratteristiche diverse. Krunic più bravo magari nei duelli aerei, un Musa invece più veloce, quindi anche in contropiede ci darebbe sicuramente migliore copertura. Io credo che non ho dubbi che il nostro mediano difensivo all'inizio sarà Krunic, poi con il tempo potranno anche imparare tutti gli altri della nostra rosa a giocare in quel ruolo, ma per come conosco io Pioli e per come conosco il Milan che ha giocato in questi anni, credo che Krunic nella formazione titolare non lo dobbiamo togliere, almeno appunto per la prima parte di stagione, proprio perché è l'unico che conosce realmente i meccanismi di Pioli nel centrocampo, 4-3-3 o 4-2-3-1 che sia. Anche per questo video è tutto, come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.